che osse. Normalmente i pesci hanno gli scagli, non hanno nulla che osse. Questo è un rimasuglio che gli è rimasto dal lavoro passato. Nel passato sembra che i pesci possano ricoprire queste placche osse. Quindi immaginate la difficoltà anche nel nuovo. L'uomo può essere in cemento oppure può essere in ferro. E il risale che serviva agli agricoltori era proprio perché l'acqua del fontanile è un'acqua che sgorga solo in realtà. Rondine, proprio perché vedete questa coda che si biforca, che sembra proprio quella di una rondine. Le castagnole sono di un blu fosforescente, guarda caso ricorda proprio i pesci del Mar Rosso questa colorazione. Però vivendo nel nostro mare, durante l'evoluzione, la sua colorazione deve necessariamente cambiare, perché fosse rimasta di un blu fosforescente nel nostro... Nasce come questi, cioè nasce nuotando come questi pesci. Cosa succede però? Che dopo poche settimane avviene una metamorfosi. Sì, è molto. Questa cosa, perché poi ci servirà in una massa più giovane. Però quando si vedono il tipo di luce che può penetrare nel mare. Non l'avrei mai detto io. Può essere che ce ne sia veramente un altro astice in basso, è successo a però se andiamo a comprare il polipo è tutta un'altra cosa. Però se si trova una piccola che sono state predate e quindi cresce. Qui siamo sempre più in profondità, questa è la seconda. Il cattivo Giuseppe, caro, che bello faccio a posto. Queste sono delle spugne, sono proprio delle spugne fatte in questo modo. Per esempio, perché dopo le guerre mondiali che le castagnole rosse, i pesci che hanno delle linee gialle, terminanti gialle, sono i maschi, mentre le altre sono femmine. Vi racconto una lettera. Cuore il maschio, se è un'area latente, il sesso maschile viene tenuto latente finché non c'è la stessa.